È come le stelle che si spengono, cioè la luce emana ancora per miliardi di anni, ma la stella si è spenta, e questo secondo me è successo nella sinistra italiana e nel complesso del movimento italiano. Cioè non si è visto per tempo che c'è stato un momento in cui non si riusciva più a irradiare luce, e le forze in campo si sono tutte quante disperse e sono andate per altri rivoli. L'idea del mutualismo è l'idea di tornare alle origini del movimento operaio per cercare di ricostruire quelle esperienze di solidarietà effettiva, materiale, immediata, che uniscono soprattutto il mondo del lavoro, ma non solo, i lavoratori, i giovani, i precari, i migranti, attorno a alla capacità di soddisfare bisogni elementari, immediati, la scuola popolare, la palestra popolare. Il sindacato ha un futuro se smette queste giacche blu e camicie bianche, se si rimette a fare proprio il sindacato lì sul posto di lavoro, e se costruisce anche esperienze che non siano solo la semplice contrattazione sul posto di lavoro. Si raccontava dell'episodio della Camera del Lavoro di Cuneo, che ha organizzato l'accoglienza e il dormitorio per i migranti in quella città. Ecco, un sindacato del futuro dovrebbe fare anche questo tipo di cose. Oggi i diritti e le tutele, comprese la tutela contro i licenziamenti, ma la tutela di qualsiasi diritto che una persona che lavora deve avere, non può più essere legata al rapporto di lavoro che ho, ma deve essere legata al fatto che qualsiasi persona che lavora con qualsiasi rapporto di lavoro deve avere determinati diritti che lo statuto e la legge ti garantisce per poter essere una persona libera, non ricattabile nel lavoro che fai. Questo è un passaggio indolore che lascia le cose come prima, no, produce un cambiamento, chiede un cambiamento anche all'organizzazione sindacale. Noi oggi siamo quella cosa lì? No. Noi oggi non siamo in grado di rappresentare, come vi ho detto, tutte le forme di lavoro, non siamo aperti a tutte le forme di lavoro. O diventiamo quel soggetto aperto che è in grado di mettere assieme tutte le forme di lavoro e di ricostruire quell'unità del mondo del lavoro che oggi non c'è perché c'è una competizione, o altrimenti non ne veniamo fuori. Oggi la CGIL è un sindacato la cui componente fondamentale è la CGIL pensionati, ed è soprattutto una struttura di servizi, non è più una struttura di lotta, anche perché le lotte si sono esaurite nel momento in cui tutto un tessuto industriale ha cominciato a sfaldarsi. Ecco che quindi invece il segnale nuovo di questi operai che hanno preso spunto dalla dissoluzione dell'impresa per ricrearne una nuova. Quello che è interessante è che nel momento in cui il lavoro è in una crisi profonda ed è senza un futuro definito, il libro di Cannavò racconta che ci sono esperienze invece che, non senza aspettare leggi o riforme, hanno cercato di trovare la loro strada. Ho dedicato il libro a un'esperienza molto emblematica, molto particolare, che è la Rimaflo di Milano. Questi operai la fabbrica è stata chiusa, il padrone se n'è andato, ha portato via tutti i macchinari e loro hanno occupato i locali, hanno occupato i capannoni e hanno ricostruito un'attività lavorativa là dentro sotto forma di cooperativa. Oggi lavorano in 110 dentro quella realtà, tra l'altro con difficoltà fortissime perché sono a rischio di sgombero da parte della proprietà dei locali. Penso che nel futuro la forma della cooperazione, dell'autogestione del mondo del lavoro sia un passaggio molto importante per cambiare anche registro rispetto a quella che è stata la storia dell'economia e della società che abbiamo conosciuto.